È questa la marcia, il movimento, l'azione che deve fare questo governo? Com'è invece che quando hanno dovuto approvare la Boccadutri ci hanno messo 3 ore in passaggio al Senato per riprendersi milioni di euro di finanziamento per i partiti contro i quali c'era stato un referendum decenni fa che è stato calpestato e dimenticato? Com'è che quando si è trattato della famosa legge Fornero, e lì vi invito davvero ad andare a leggere il titolo perché si chiama Legge per il riequilibrio delle risorse della finanza e per l'equità sociale, no? Perché la chiamiamo equità sociale quella che crea centinaia di migliaia di disperati completamente fuori sia dal sistema pensionistico che da quello lavorativo che da un giorno all'altro vengono buttati sul lastrico dal governo dei cosiddetti tecnici. Sapete quanti giorni hanno impiegato con il bicameralismo perfetto? Io lo chiamo perfetto, non paritario, perché anche lì giochini semantici fatti dal governo, no, perché perfetto evoca l'idea positiva, evoca un'idea effettivamente, no, da non contrastare. Ci hanno messo 18 giorni a far passare quella riforma. 18 giorni! E allora il problema, come diceva Andrea prima, non è effettivamente il procedimento legislativo. Il problema è chi è protagonista di quel procedimento legislativo. Il problema è una classe partitica che nel corso di questi anni questo paese non l'ha servito, se lo è svenduto, se lo è mangiato giorno dopo giorno. Al posto di mettere al centro della sua azione il bene comune, il bene collettivo, al posto di affrontare le disparità, le diseguaglianze, al posto di affrontare la crescente povertà, com'è che per il reddito di cittadinanza non se ne vuole mai parlare? Com'è che viene sempre rinviata questa discussione? Eppure per tante altre cose i soldi ci sono. Per questa riforma, no? Per questo grande circo nato intorno a questo referendum, con la scusa di dover risparmiare 57 milioni di euro, se ne sono spesi oltre 300 per organizzare il referendum. Ma questo però Renzi non l'ha mai detto in televisione. Era troppo semplice sbandierare un caffè al giorno. Per non parlare poi del famoso CNEL. Quanti di voi conoscevano il CNEL prima di questa discussione? Lo vorrei veramente sapere. Qua, ecco, ne vedo uno, sicuramente hai studiato giurisprudenza, dimmi la verità, dai. Più o meno, economia, vabbè. Ecco, il CNEL non lo conosceva nessuno, a buon ragione, perché ha fatto veramente poco nel corso di questi anni per veramente meritarsi la platea e la ribalta da parte dei cittadini. Ebbene, sapete come si poteva tranquillamente eliminare il CNEL? Bastava una legge di revisione costituzionale con un articolo. È abrogato l'articolo 99 della Costituzione. Perché in questi decenni non l'hanno mai fatto? Perché adesso tirano fuori questa foglia di fico per dirci che bisogna votare a questa riforma? Perché con queste piccole cose vogliono coprire ad esempio il fatto che per andare a presentare una legge di iniziativa popolare dovremo raccogliere 3 volte tante le firme di oggi, alla faccia della democrazia diretta, alla faccia del voler riavvicinare il cittadino alle istituzioni? E hanno creato poi un'altra categoria, oltre a quella dei senatori part-time, alla De Luca, la categoria dei senatori presidenziali a tempo determinato. 7 anni nominati dal Presidente della Repubblica e sono 5 su 100. 5 su 100, una percentuale altissima. Vuol dire di fatto che il Presidente della Repubblica avrà un suo partito, il partito del Presidente della Repubblica, che potrà influenzare anche il leader legislativo. Se facessimo l'equivalente di quanto pesano quei 5 senatori su 100, oggi ne dovremmo avere 17 di nomina presidenziale, mantenendo le proporzioni. 17, ve lo immaginate il peso? E poi c'è una chicca che non so quanti di voi hanno ancora sentito. Sapete chi sarà a presiedere il nuovo Senato una volta, se malauguratamente dovesse passare questa riforma? Finché non eleggeranno un presidente e finché non si sarà costituito del tutto, ci vorrà un senatore decano. E chi è il senatore decano? Giorgio Napolitano! Speravamo di averlo eliminato e invece no, torna anche lì e prepotentemente. E allora io voglio ricordarvi solo e semplicemente una cosa. Qualcuno ha detto che la parola autoritaria per questa riforma
è qualcosa di troppo, era eccessiva, era un tono provocatorio. Io vi dico di no, perché se la unite con la legge elettorale, se la uniamo con una legge che ripete di nuovo il premio di maggioranza sproporzionato del Porcellum, che ha ancora le liste parzialmente bloccate, che permette ancora le multicandidature, se unite la seconda Camera che non dà più la fiducia e questa prima Camera, il Parlamento, di fatto schiava delle segreterie di partito e schiava del primo ministro, ebbene, noi passiamo da una repubblica parlamentare a un premierato assoluto, con la possibilità non per la maggioranza, ma per la minoranza più forte, di andare a mettere le mani sul 54% dei seggi. Vuol dire per 5 anni abolire ogni diritto per le opposizioni, che infatti in Costituzione non ne avranno, perché sarà la maggioranza a deciderle nel nuovo regolamento parlamentare. Questa è la spavento che noi abbiamo e per questo noi stiamo girando tutta l'Italia, stazione in stazione, città, villaggi e paesi, per portare questo messaggio. Perché io non accetto che sia l'ambasciatore degli Stati Uniti o il commissario Moscovici o la JP Morgan a dire come io devo avere la Costituzione del mio paese. Io non accetto che sia un solo e singolo partito a dichiarare lo stato di guerra. Io non accetto che sia la finanza a decidere che noi siamo sudditi e non cittadini. Che noi siamo consumatori, noi non siamo solo consumatori, noi siamo cittadini della Repubblica Italiana. Noi vogliamo fare in modo che quelle parole di quella Costituzione non siano semplici e sole parole. Un grande padre costituzionalista che si chiamava Pietro Calamandrei diceva che la Costituzione è solo un pezzo di carta, se tu la lasci cadere cade per terra. Ma se noi vogliamo che non cada, è sulle nostre gambe che deve camminare la Costituzione il 4 dicembre. È sulle nostre gambe, è sulla nostra voce. Mancano pochi giorni. Abbiamo ancora la possibilità di parlare con i nostri amici, con i nostri colleghi, con i nostri familiari. Credetemi, c'è veramente tanta, tanta disinformazione. Mancano pochi giorni, ma noi ce la possiamo fare. Possiamo rialzare la testa, possiamo avvicinare tante persone e fargli amare quel testo che ha unito generazioni e ha unito forze politiche diverse intorno a un solo ideale: fare grande il nostro paese. E noi vogliamo farlo veramente grande il nostro paese. E se il 4 dicembre vinciamo, il 5 dicembre io questa piazza l'aspetto davanti a Palazzo Chigi, perché porteremo il preavviso di sfratto all'inquilino abusivo. Avanti, ce la facciamo. Io dico no. Ciao, ciao a tutti, io sono Ivan Della Valle e vengo da Torino e quindi vi porto anche i saluti della sindaca Appendino, perché è un esempio. Come ce l'abbiamo fatta a Torino ce la possiamo fare in tutto il paese, ce la possiamo fare in tutte le città, deve dare fiducia a questa vittoria come abbiamo vinto a Torino, come abbiamo vinto a Roma. Io vi faccio una domanda. Non siete stufi delle riforme di questo governo? Perché non è la prima riforma che ci presenta. È partito con la riforma del mercato del lavoro. Bene, io vedo qua tanti giovani. Ha portato tutto quel lavoro che prometteva quella riforma? Lo ha portato? No, però l'articolo 18 dove è finito? Quello che doveva difendere la sinistra, quello che non doveva essere toccato, quello che doveva lasciare i diritti ai lavoratori, non c'è più. E allora cosa ha fatto questa riforma? Ha tolto diritti ai lavoratori e ha creato ancora più precariato, perché adesso siamo diventati la nazione dei voucher, dove qualcuno lavora un'ora a settimana e risulta occupato. Questo è quello che ha creato il Job Act. E poi parliamo di un'altra riforma, parliamo della riforma della buona scuola. Abbiamo qua degli studenti, sono contenti di come hanno riformato la scuola, e i professori che vengono sbattuti da nord a sud, questo è. Però cosa hanno fatto? Il preside sceriffo, quindi accentrare il potere su un'unica persona. Queste sono le riforme del governo, la riforma delle banche, per aiutare chi? Per aiutare la famiglia Boschi, per aiutare loro, non per aiutare i correntisti. Per questo hanno fatto la riforma delle banche, non per aiutare i cittadini. Lo sapete bene qua come si sono mangiati le banche dal Monte dei Paschi e tutto il resto, lo sappiamo bene. E allora queste riforme hanno tutte lo stesso filo, un bel titolo,
un bel racconto, creiamo di qua, creiamo di là, ma alla fine tolgono diritti ai cittadini. Parliamo di questa riforma allora, una riforma fatta da un governo incostituzionale, perché è stato eletto con una legge dichiarata incostituzionale, che avrebbe dovuto fare una nuova legge e andare a votare. Invece no, arriva un personaggio che è stato eletto segretario del suo partito, nel suo partito, nello statuto c'è scritto che il segretario non può fare anche il premier, ce lo ritroviamo segretario e premier, così può nominare le persone in Parlamento, ricattarle perché alla prossima volta il 60% se passa l'Italicum verrà nominato da questa classe politica, nominato dal segretario di quel partito, e quindi sono ricattati, stanno lì, sanno benissimo che la riforma è una riforma che non dà diritti ai cittadini, che è una riforma che non va bene, è una riforma che ci toglie il diritto al voto, però restano lì perché sono ricattati da un segretario che fa anche il premier, tutto su un'unica persona. E allora vediamo, dicono abolizione del bicameralismo. Bene, allora l'articolo 70 che ora dice che le leggi vengono discusse da Camera e Senato dovrebbe dire le leggi vengono discusse alla Camera, punto. E invece è una paginata di roba, quindi è falso che aboliscono il bicameralismo. Il Senato continua a fare le sue leggi, continua ad avere incarichi, continua ad avere 100 persone, però non sono più votate dai cittadini, sono votate da questi consiglieri regionali che andranno in vacanza a Roma a decidere del nostro futuro, perché al Senato, oltre a non essere votati dai cittadini, potranno richiamare a sé qualsiasi legge. Questo è, quindi ce lo troveremo il 100% del Senato nominato da una classe politica e il 60% della Camera nominato dai segretari di partito. Ci tolgono il diritto al voto, ci tolgono i nostri diritti. Questo fa. Un'altra cosa, i costi della politica, io mi vergogno persino di questo governo che va a dire riduciamo i costi della politica. Bene, dicono che da studi della Camera si risparmiano qualcosa in più di 50 milioni. Il Movimento 5 Stelle nel 2013 ha rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali. Quanto fa risparmiare questa riforma? Non c'è bisogno di cambiare la Costituzione. Con un solo gesto del Movimento 5 Stelle si è risparmiata la stessa cifra. Se lo avessero fatto tutti i partiti avremmo risparmiato molto, ma molto di più. In più tutti i mesi ci tagliamo lo stipendio, abbiamo restituito più di 15 milioni di euro. Se lo avessero fatto tutti i partiti a quest'ora risparmieremo molto di più di quello che fa risparmiare questa riforma. Quindi per un caffè l'anno, 0,80 centesimi a persona, vi tolgono il diritto al voto. Questa è la realtà di questa riforma. E poi parliamo del Senato che dovrebbe fare gli interessi delle regioni. Però poi nell'articolo 5 togliamo tutte le competenze alle regioni e le accentriamo a un'unica persona. Allora che senso ha? Non è vero, non è assolutamente vero che rappresenta le regioni. Sarà comunque un Senato di nominati che farà gli interessi dei partiti e non delle regioni. In più c'è la clausola di salvaguardia. Guardate, io vengo appunto da Torino e prima di ancora di entrare nel Movimento 5 Stelle ero già un militante in OTAV e sappiamo benissimo cosa vuol dire interesse nazionale quando vogliono importi un'opera contro gli interessi dei cittadini. Sapete cosa vuol dire interesse connazionale? Venire in una vallata come quella con tutti i cittadini contrari col manganello, imporla col manganello, cioè con la forza. Ditemi voi se la priorità di questo paese è spendere 17 miliardi per un'opera inutile e poi questo personaggino ora va a dire di fare il forte con l'Europa. Perché il forte con l'Europa non lo fai col fiscal compact che ci ha strozzato? Perché il forte con l'Europa non lo fai su queste opere inutili come il TAV? Perché il forte con l'Europa non lo fai con una direttiva Bolkestein che sta togliendo il lavoro a migliaia di ambulanti e migliaia di i gestori delle spiagge? Perché non lo fai veramente dove incide veramente sul lavoro dei cittadini? No, lo fai adesso e poi lo fai pure falsamente perché dici beh, adesso mettiamo, non approviamo il bilancio così, sì,
aspettiamo dopo il 4 dicembre, si mette di nuovo come uno zerbino, perché queste riforme le hanno chieste loro, le hanno chieste i poteri forti, le banche e l'Europa. È per questo che il 4 dicembre assolutamente dobbiamo impegnarci tutti per bloccare questa riforma e questa deriva autoritaria. Questo è solo una riforma che accentra il potere su poche persone, togliendole ai cittadini. Grazie a tutti. Buonasera, buonasera a tutti. Io sono Federica Dieni, sono una vostra portavoce al Parlamento e insieme a Ivan e a tutti i miei colleghi che tra un po' interverranno ci siamo battuti tantissimo contro questa riforma. Le motivazioni sono molteplici, ovviamente molte le avete imparate a conoscere in questi mesi di tour, perché noi stiamo girando le piazze, come abbiamo già detto, stiamo girando le varie stazioni, ma è veramente importante il motivo per il quale lo stiamo facendo. Lo stiamo facendo per difendere la nostra democrazia. Il ministro Boschi va in TV a dire che questa era una riforma attesa da 70 anni, addirittura prima che entrasse in vigore la Costituzione. Gli italiani volevano modificarla, volevano stravolgerla. E in che modo volevano stravolgerla? Estendendo l'immunità parlamentare a dei senatori, sindaci, consiglieri regionali non eletti da nessuno, dando maggiori poteri al premier, quindi al primo ministro, e a un piccolo partito che magari al primo turno con la legge elettorale, con l'Italicum, potrebbe avere la maggioranza assoluta e quindi di per sé influire sulle nomine degli organi di garanzia dello Stato, della Corte Costituzionale, del CSM, dello stesso Presidente della Repubblica. È questo che volevano gli italiani? E la scusa qual è? Loro giustificano le loro incapacità, le loro riforme volte soltanto a tutelare gli interessi di pochi e danneggiare i cittadini italiani con una scusa, cioè tagliamo i costi della politica e velocizziamo il tempo di formazione delle leggi. Ma io credo che le leggi in Italia se ne fanno e se ne fanno tantissime, cioè ne abbiamo veramente, anzi troppe, ne abbiamo anche fatte in maniera velocissima. Questo viene fatto quando c'è la volontà politica da parte di una maggioranza di portare a compimento una determinata proposta di legge. È stata fatta in pochissimo tempo la legge Boccadutri, la legge Fornero, è stato anche inserito in poco tempo il pareggio di bilancio in Costituzione. Quindi le leggi si fanno e si fanno velocemente. Quando loro non portano a compimento, per esempio, la legge per tagliare gli stipendi ai parlamentari, è perché manca la volontà politica del partito di maggioranza di tagliare i costi della politica reali. Noi avevamo proposto, e lo sapete benissimo, la nostra collega Roberta Lombardi e poi tutti noi avevamo firmato una proposta che equiparava, quindi il trattamento che noi facciamo su noi stessi, il trattamento economico, che appunto ci riduciamo lo stipendio e l'eccedenza della diaria che rendicontiamo la diamo a tutti i cittadini italiani indietro attraverso questo fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Lo facciamo da quando siamo entrati in Parlamento senza neanche attendere una legge, lo volevamo estendere a tutti i parlamentari. Questo avrebbe comportato un risparmio per le tasse dello Stato di quasi 90 milioni di euro, molto più dei paventati tagli del ministro Boschi che aveva annunciato inizialmente in questa riforma. Sapete, avevano annunciato inizialmente 500 milioni di euro di tagli, poi la ragioneria di Stato ha detto ma forse saranno al massimo 50 milioni di euro. Quindi questo non è una riforma che taglia i costi della politica, non è una riforma che rende il procedimento legislativo più veloce, perché l'Italia, ripeto, quando vuole le leggi le fa in fretta. Questa è una riforma soltanto in veste autoritarie per cercare di portare avanti gli interessi di poco. Ecco perché è una riforma voluta dalla JP Morgan, voluta dalle grandi multinazionali, voluta da Confindustria, voluta dai grandi banchieri. È una riforma che danneggia il popolo italiano e dà poteri a pochi. Noi, ripeto, siamo qui, siamo tantissimi, è bellissimo vedere questa piazza piena, perché
Le motivazioni veramente sono molteplici, l'ho detto all'inizio, questa legge elettorale è una legge incostituzionale, l'Italicum, perché non ridà le preferenze ai cittadini italiani, lo sapete, ci saranno le preferenze, i capolista bloccati e quindi non ci sarà la possibilità di avere il 70% delle persone votate all'interno del Parlamento, attribuirà un premio di maggioranza del 54% dei seggi. E con questa nuova Costituzione, pensate un po', la maggioranza assoluta della Camera sarà sufficiente per approvare la entrata dell'Italia in una guerra, per esempio, e questo è veramente preoccupante. Voi volete dare ad un partito, ad un premier, la possibilità di intimare ai suoi parlamentari di votare entrata l'ingresso dell'Italia in guerra, e questo è preoccupante, perché anche se sembra una cosa surreale, lontana, vi assicuro che nessuno ci garantirà che tra qualche anno possa arrivare qualcuno che abbia questa mira e possa portare anche l'Italia in una eventuale guerra. Già adesso vedete che mascherano le missioni all'estero come missioni di pace, anche se di fatto mandano i nostri militari, e quindi ci sono veramente moltissimi motivi per difendere questa nostra democrazia, per difendere il nostro diritto di voto al Senato soprattutto, perché quello che verrà allevato adesso è semplicemente il nostro potere di scegliere. Sarà come per le province che sono appunto in essere, esistono, non sono state abolite, ma i consiglieri provinciali, di cui forse non conosciamo neanche i nomi, vengono scelti tra di loro, si scelgono tra di loro, e quindi non risponderanno ai cittadini italiani, risponderanno soltanto ai partiti, ai segreti dei partiti che li nomineranno e che beneficeranno quindi dell'immunità parlamentare. Quindi attenzione, mi raccomando, è importantissimo che si informino tutti i cittadini, perché abbiamo questa settimana e purtroppo i nostri mezzi sono anche limitati, perché la televisione è una televisione di regime, vedete che ormai Renzi è su tutti i canali, mentre noi abbiamo dei tempi molto limitati, molto stretti per poter informare i cittadini. Renzi usa gli slogan che appunto sono messi lì, sono delle battute pronte, molto difficili da contrastare in 10 secondi, quindi noi veramente stiamo battendo sul merito della riforma, stiamo cercando di far capire quelli che sono gli articoli che verranno modificati, non soltanto l'articolo 70 che è molto complesso e quindi andrà a delineare quelle che sono le competenze di questo nuovo Senato, che sono delle competenze strane, perché questo Senato, che dovrebbe rappresentare i territori, poi di fatto interviene sulla legge elettorale, interviene sulla riforma costituzionale, quindi su temi di rilevanza nazionale, nominerà, eleggerà 2 membri della Corte Costituzionale, quindi di fatto si dà un potere immenso a queste persone. Quindi mi raccomando, il 4 dicembre informiamo tutti, andiamo a votare, perché non c'è il quorum, è fondamentale quindi che si vada a votare, è fondamentale l'apporto di ciascuno di noi, perché chi decide di votare sceglie, chi in questo caso decide di recarsi alle urne può veramente essere decisivo. Quindi il 4 dicembre votiamo no, salviamo la nostra democrazia. Buonasera Firenze, sarò brevissimo perché ho sentito le ragioni, soprattutto spiegate da chi mi ha preceduto, da Fabio Massimo. E alcune volte bisogna anche guardare in faccia, perché le ragioni le sapete. Chi è che ci propina questa riforma costituzionale? La figlia di uno che ha derubato dei risparmiatori. Un signore che se esce per strada non sa dove è il panificio, perché in Parlamento dal 1953 era vivo ancora Stalin. Uno che conoscete, che forse l'hanno preso qui e gli hanno detto: sei il più bugiardo di tutti, vieni a fare il Presidente del Consiglio. E perdonatemi, un delinquente abituale, chiamiamolo per nome, che si chiama Denis Verdini. Questa gente qui ci propone di riformare le istituzioni, basterebbe questo per votare no. Però io 2-3 punti veloci li voglio toccare, veloci. Un'altra bugia, la velocità. Beh, questa legislatura, questa dove noi e poi voi, perché il Movimento sono 2 mandati e via, dobbiamo essere sostituiti e sarete voi di qua e noi di là la prossima volta. Questa legislatura ha prodotto una legge ogni 5 giorni, quindi quando sentite il bugiardo seriale raccontare della velocità delle leggi, sappiate che questa legislatura ha prodotto una legge ogni 5 giorni.
E poi l'abolizione del Senato, proposta dal Movimento 5 Stelle, bocciata. Perché bocciata? Perché hanno bisogno di una Camera, di nominati a cui hanno lasciato dei poteri, altro che via il Senato, gli hanno lasciato dei poteri pesantissimi, due molto importanti, le leggi che derivano dall'Europa, e quindi qualunque altra forza popolare, può darsi il Movimento 5 Stelle vinca le elezioni, avrà le mani legate su quelle leggi, e nuove riforme costituzionali. Sono stati ben attenti ad assicurarsi una Camera per evitare casomai che si metta il vincolo di mandato o l'immunità parlamentare, perché permettetemi, a me e tutti questi che hanno parlato finora, l'immunità parlamentare me ne faccio veramente un baffo, non ne ho necessità. Queste sono le riforme che si dovevano fare per i cittadini. E ho un'idea personale, con questa chiudo, del motivo per cui si fanno le riforme. Perché finché votavamo e ci dividevamo noi tra destra, sinistra e centro, pensando di votare qualcosa di diverso, quella gente lì prendeva 3 voti. E voi che seguite il movimento sapete che sto dicendo la verità. 2 o 3 anni fa questo popolo ha alzato la testa, ha capito che uniti sotto un simbolo siamo forti e può risuccedere. Allora, dovesse accadere, c'è la necessità che il voto, che si riformino le istituzioni affinché il voto venga fermato. Io vi invito non solo ad andare a votare no, a portare una persona con voi e a raccontare la verità ad un'altra persona. Basta conoscere la verità ed il simbolo sicuramente da crociare sarà il no. Buonasera Firenze, grazie. Beh, lei ha bisogno di presentazione perché è stupendo il lavoro che fa. Carla Rocco, tutta per voi. Grazie. Mamma mia, quanti siete. Bene, bene. Saremo sempre di più. Beh, i miei colleghi sono stati bravissimi ad illustrarvi tutte le magagne che si nascondono dietro questa terribile e scellerata riforma che distrugge la Costituzione e ci priva di un altro diritto. Pensate che addirittura la chiamano semplificazione, ma com'è possibile pensare di semplificare un procedimento legislativo sostituendo l'articolo 70, che adesso è di 1,5 righe, sostituendolo con una lenzuolata che l'altra volta ci siamo divertiti con Carlo Sibilia a srotolare in una piazza, e tutto il nuovo testo della riforma renziana occupava praticamente tutta la piazza. Abbiamo srotolato, vi ricordate la pubblicità, 10 rotoli di convenienza più o meno, una specie di carta igienica lunga quanto tutta la piazza, e questa la chiamano semplificazione. 10 procedimenti legislativi che ne sostituiranno uno, e allora ci saranno le differenziazioni per materia. Allora vai a vedere lì dove il Senato sarà coinvolto in una materia che incrocia più materie, come per esempio l'agriturismo. Sarà agricoltura o sarà turismo? Che tipo di materie sarà? Allora chiama la Corte Costituzionale, altri costi, altro ingolfamento, quello sì che si ingolferà, perché aumenteranno le sentenze che la Corte Costituzionale dovrà negli anni formulare, e aumenteranno anche i costi della burocrazia. Quindi a quei famosi 57 milioni su per giù che la riforma, poi vi hanno spiegato bene i nostri colleghi, farebbe risparmiare, ma sempre minori al risparmio che si potrebbe ottenere se si fosse approvata la proposta di legge a firma di Roberta Lombardi sul taglio serio dei costi della politica che noi già facciamo. Quindi a quei soldi che loro dicono di risparmiare
dovete sottrarre altri soldi, che sono l'ingolfamento, quello reale, come vi dicevo, di andare a vedere questo procedimento legislativo, che forma deve prendere, se sto Senato, quando e se deve essere coinvolto, quando e se non deve essere coinvolto. E poi un altro punto fondamentale è quello che questa riforma in realtà parte un po' prende le mosse da un disegno molto coerente, devo dire, di toglierci via via una fetta dei nostri diritti. Lo hanno fatto quando c'è stato l'euro, l'Europa, entriamo in Europa, chissà quanti problemi dovevamo risolvere con una moneta unica che praticamente altro non è stato che un cambio che è stato un vero e proprio bagno di sangue per le nostre tasche. E lì il referendum non c'è stato, quindi vi esorto veramente a riflettere sull'importanza in questo caso del referendum per toglierci dai guai che potrebbero venire dopo, perché in quel caso non ce l'hanno chiesto con la scusa del cambiamento, ma quale cambiamento? Cambiamento con uno stipendio inchiodato e i prezzi raddoppiati. È lo stesso cambiamento di adesso, con i costi della politica praticamente uguali e un diritto di voto in meno. Questi sono i cambiamenti. E quindi una decisione come quella dell'Europa, con tutta una serie di leggi e leggine, direttive e quant'altro, decise da un'altra parte. E anche oggi, con questa riforma, ci tolgono un altro pezzetto di democrazia. E allora aumentano le richieste che si fanno ai cittadini, aumenta il carico fiscale, non si riduce, e diminuiscono invece i diritti. Aumentano i costi della politica, perché poi alla fine le province vengono non abolite ma sostituite, il Senato in questa riforma in particolare un altro scherzetto, non viene abolito ma viene sostituito con una Camera di nominati, quindi alla fine è sempre la stessa fregatura. E in più, come vi dicevo, combinata con l'Italicum, che è la loro legge elettorale, che cosa significa? Che si avrà sostanzialmente, ma non si avrà perché la gente dirà di no, si avrebbe un Senato nominato dai partiti al buio, così, tra i loro amministratori locali, i migliori, il fior fiore, perché godendo dell'immunità parlamentare sceglieranno chi ha problemi con la giustizia, se no che la mettevano a fare l'immunità parlamentare addirittura retroattiva. Quindi un Senato che se ne va così, e la Camera che praticamente, scelta con l'Italicum, cancellerà di fatto il potere che oggi hanno le opposizioni. Dici sì, è vero, tu non sei governo, beh, però francamente da opposizione tante cose oggi le puoi fare, comunque ti puoi far sentire. In realtà vi ricordate per esempio quando in commissione finanze, io sono in commissione finanze, stava passando, poi è passato in altra forma, quel decreto sulla base del quale una banca, senza passare per il giudice, può toglierti la casa se solo non paghi 7 rate di mutuo non consecutive. Quindi una persona in 30 anni di mutuo può avere dei momenti di difficoltà e si trova completamente privato dell'abitazione principale. Allora in quel caso noi ci siamo opposti, abbiamo fatto in modo che quella cosa non passasse. Noi non volevamo farla passare per niente, però grazie al fatto che abbiamo potuto dirvelo, che abbiamo potuto raccontarvelo, che la cosa ha raggiunto la vostra conoscenza, l'informazione in un modo o nell'altro, siamo riusciti a filtrarla, abbiamo bloccato la commissione. Io sono stata sospesa, mi sono beccata orgogliosamente sospesa perché ho bloccato i lavori. E così non gliel'abbiamo fatta franca, non l'hanno fatta franca, perché le rate da 7 sono diventate 18, è stato un aiuto. Certo non abbiamo stravinto, perché quando saremo al governo noi queste regole le cambieremo tutte, ma
perché una banca non è che deve essere un creditore diverso e trattato in maniera diversa e privilegiata rispetto ad un altro creditore di questo paese, rispetto ad un'impresa che opera sul mercato in maniera onesta. Però abbiamo portato, come vi dicevo, le rate da 7 a 18. E allora effettivamente diamo fastidio, ci facciamo espellere, blocchiamo i lavori, vi informiamo. Ed ecco che si dovevano inventare qualcosa per fermare quest'onda che si stava creando. Ed ecco questa riforma assurda. E allora, come vedete, tutto incide sulla nostra pelle. Non bisogna pensare che la Costituzione, che la moneta, che il rapporto con le banche, con la finanza sia qualcosa di staccato dalla nostra vita quotidiana. E non vi fate terrorizzare da chi dice che l'esito referendario porterebbe eventualmente, che dovesse portare la vittoria del no, potrebbe comportare caos. Queste sono bugie, questa è una sciocchezza. I mercati vogliono idee chiare, vogliono determinazione, e noi siamo cittadini determinati e abbiamo le idee chiare. Per questo il 4 dicembre diremo no. Grazie. Ecco Mirko. Ciao Firenze. Io faccio velocissimo perché c'ho il treno alle 22.08, velocissimo, voglio soltanto dirvi una cosa. Noi sono 4 anni che giriamo per l'Italia, stiamo girando settimana, fine settimana, dopo settimana, tutti i comuni. Io non ho mai sentito dire da nessuno che l'Italia ha bisogno di cambiare la Costituzione. Ho sentito dire che l'Italia ha bisogno di proteggerci dai fumi degli inceneritori, quello l'ho sentito dire. Ho sentito dire che l'Italia ha bisogno di proteggerci dalle discariche che buttano dei reflui dentro le falde acquifere, l'acqua che beviamo, quello l'ho sentito dire. Ho sentito dire che abbiamo la classe politica più corrotta d'Europa, quello l'ho sentito dire, anche questo me l'hanno detto. Mi hanno detto tante cose, ma nessuno mi ha mai fermato e mi ha detto: uè, quella Costituzione la dobbiamo cambiare perché sennò non andiamo da nessuna parte. Nessuno me l'ha mai detto. A voi l'hanno detto? Allora, ci dicono che dobbiamo cambiarla perché dobbiamo fare le leggi più in fretta, c'è bisogno di velocità, il vostro concittadino lo dice, dobbiamo fare in fretta fare. Allora, l'Italia, sapete quante leggi ha? Sapete quante leggi ha il nostro paese? Non lo sapete? Perché non lo sa nessuno, non sappiamo neanche quante leggi abbiamo e ci vengono a raccontare che dobbiamo farne di più, più in fretta. Il punto non è quanto in fretta noi facciamo le leggi, il punto è come le facciamo. Perché ricordiamoci, la legge Boccadutri per dare finanziamento pubblico ai partiti l'hanno approvata in un giorno, per prendersi i soldi che i cittadini italiani avevano detto che non dovevano prendersi con il referendum, in un giorno se li sono presi. Ve la ricordate la legge Fornero? Ve la ricordate gli esodati? 17 giorni per approvarla. E allora vi dico, se ci avessero messo una settimana in più non sarebbe stato meglio per tante persone che hanno sofferto? E allora il tempo non è la variabile importante, quello che conta è per chi facciamo le leggi, come facciamo le leggi. Una classe, una politica fatta dai cittadini che facciano l'interesse dei cittadini. Perché se ti ho pagato, se io sono un lobbista e a te ho pagato la campagna elettorale, poi quando sei stato eletto vengo a bussare da te e ti dico: tu, ti ho dato i miei soldi, adesso fai quello che dico io. Se io ti ho portato un mare di voti, non importa se sia la criminalità organizzata, se sia una lobby, se sia qualsiasi cosa, se ti ho portato un mare di voti, allora io ti chiedo qualcosa in cambio. Allora, per cambiare questo paese, per salvare questo paese dalla deriva che ha preso, non serve fare le leggi più veloce. Serve cambiare le persone che entrano dentro le istituzioni, dobbiamo cambiare il modo di sceglierle, dovete sceglierle voi. E invece, onestà, le persone devono essere persone oneste. Cosa vuol dire dare indietro i soldi? Voi lo sapete, no? Lo sapete tutti quanti. Noi diamo indietro metà del nostro stipendio ai soldi. Lo sappiamo tutti che non vuol dire che salveremo questo paese con 40 milioni di euro, 60 milioni di euro in tutto, quanti sono, non importa. Però questa è una comunicazione fatta con un'azione.
Perché ricordiamoci che le azioni fanno comunicazione. Dare indietro i soldi è un messaggio potente in un paese dove la gente dice ma tanto qua ognuno si fanno i fatti suoi e quindi me li faccio pure io. Comunicare il valore dell'onestà è l'unico mezzo per salvare questo paese. Dobbiamo comunicare onestà e praticarla. Ora vi saluto perché scappo a prendere il treno e vi ringrazio per essere così tanti qua. Ricordatevi, questo referendum è nelle nostre mani. Dobbiamo andare lì e votare no. E non solo, dobbiamo anche parlare con le persone, perché le televisioni sono occupate, il 54% dello spazio televisivo è lasciato al governo, è lasciato a Renzi stesso che va dappertutto a dire le loro ragioni e invece non si sentono le ragioni del no non si sentono abbastanza, dobbiamo farle sentire noi con il nostro contributo, diamoci da fare, abbiamo una settimana per salvare la nostra eredità, l'eredità dei nostri padri costituenti. Buon lavoro, ciao! Ciao Firenze, ciao a tutti, sono Sara, portavoce al Senato, quel luogo che pare che qualcuno voglia eliminare perché è troppo scomodo, perché in questo momento si sta eleggendo un Senato direttamente coi cittadini e qualcuno pensa che sia il caso di cambiarlo. Un bel Senato eletto dai politici per la politica, poi se sono del PD ancora meglio. Allora, io ho una responsabilità gigantesca, siete tanti. Stiamo frequentando piazze piene di cittadini che non ne possono più di essere presi per il culo, e questa è la verità. Non è possibile andare avanti con un governo che pompa tutti i giorni nelle televisioni, nelle TG, nelle trasmissioni le loro bugie, farabutti. Siamo furibondi, io sono indignata profondamente e ogni giorno mi indigno di più quando sento quello che sento. Allora non abbiamo bisogno di sentire le loro bugie. Io vi chiedo una cosa qua. Quanti fra di voi, alzate la mano per favore, quanti fra di voi hanno un familiare o un conoscente che non ha da lavorare, che è un disoccupato? Alzate le mani. Ma guarda, così tanti. Quanti fra di voi, alzate le mani, hanno un amico, un conoscente che è laureato, che è all'estero perché l'Italia non gli dà da lavorare per quello che ha studiato? Ma siete un'enormità. E allora se questa è la realtà del nostro paese, noi ci dobbiamo chiedere se in questo momento abbiamo bisogno di stravolgere una Costituzione o se abbiamo bisogno di fare delle leggi buone per i cittadini, perché è tutto qua, siamo ambivio oggi, guardate che è pericolosissima questa situazione, è una situazione delicata, perché noi oggi stiamo scegliendo come popolo italiano il 4 dicembre se avere dei buoni padroni o se non avere padroni. E questo è il quesito. Vogliamo buoni padroni o non vogliamo padroni? Io voglio votare, io voglio contare, io voglio decidere con la mia testa. Io non voglio un buon padrone che mi dà il bonus da 80 euro se faccio il cittadino bravo. Io non voglio dal mio buon padrone un bonus da 500 euro se faccio 18 anni. Io non voglio un bonus dal mio padrone se chino la testa e voto quello che lui mi dice. Io voglio ragionare con la mia testa e siccome mi sono stufata di avere un paese in ginocchio con delle leggi già che hanno portato alla siamo disintegrati, la Fornero ci ha messo in una condizione di schiavitù, Monti con il pareggio di bilancio ci hanno messo in situazioni di schiavitù, e quello che sta facendo Verdini, Renzi, Boschi, Napolitano, JP Morgan, BCE, tutta la compagnia bella è continuare in questa direzione, né più né meno. Abbiamo ancora qualcosa che ci sta aiutando e che ci può salvare, si chiama Costituzione. La Costituzione parla di diritti e Renzi dice che dobbiamo cambiarla perché in questo momento quello che tira di più è la voglia di cambiamento. Badate bene, Renzi non si fa suggerire da costituzionalisti e da esperti, si fa condizionare e si fa aiutare dai pubblicitari che gli dicono che la parola cambiamento, e io che vengo un pochino dalla comunicazione, queste cose le studiate, è la cosa che sveglia di più il popolo.
E allora il popolo ha capito che il vero cambiamento siamo noi, cittadini, che la Costituzione la vogliamo applicare. È questo il cambiamento. Vogliamo il lavoro che diventi e ritorni un diritto. Vogliamo le pensioni, non ci vogliamo morire del lavoro. Non vogliamo una sanità che ci porta sempre di più a spendere di quello che abbiamo, o se non abbiamo dobbiamo morire. Sono aumentate le persone che muoiono perché non hanno i soldi per pagarsi delle cure adeguate. Vogliamo un'istruzione che sia sempre più pubblica e non sempre più privata. Il lavoro ci hanno fottuto, quelli della sinistra, il PD dicendo, vi ricordate il PD? A Roma, nel 2002. Circo massimo, 3 milioni di persone, sindacati, il partito della sinistra che doveva difendere i lavoratori, sono quelli che hanno permesso la Fornero e l'hanno votata, la legge che ci ha messo in ginocchio, e sono quelli che in questo momento nelle commissioni lavoro, dove non esce nulla, non esce un filmato, non esce nulla di quello, votano il loro tastino, tutti quanti d'accordo e continuano a mettercela in quel posto. Questa è la sinistra, questo è il PD, questo è Renzi, questo è Verdini La Boschi, sono dei bugiardi. Dei bugiardi. E allora io veramente io devo lavorare di pancia, dice Beppe, non devo andarmi a cervellare, questa riforma forse sarà buona perché taglia i costi della politica, bugia, sarà buona perché taglia i parlamentari, bugia, taglia i senatori se li mette lì quelli che vogliono quelli del PD, questa riforma è buona perché è smart, qui c'è un sacco di gente che non è smart stasera, rendetevene conto, non siete abbastanza smart, non siete moderni, e per loro moderni vuol dire servi, e voi non siete servi se siete qua stasera, non lo siete e non volete nemmeno diventarlo, io non voglio diventarlo. I padri e le madri costituenti avevano avuto una cosa meravigliosa, avevano avuto un trasporto verso chi c'era e verso chi poi sarebbe venuto. La Costituzione non ci dice quello che dobbiamo fare, la Costituzione è un fiume che ci porta verso un'idea di società, quella che ci stiamo bevendo tutti i giorni sempre di più, perché siamo ricattati da una società che ci vuole sempre più competitivi, sempre più uno contro l'altro, dove il ribasso del salario è vita tua, morte mia, o vita mia, morte tua, dove tutti quanti dobbiamo lottare uno contro l'altro, la guerra dei poveri. Guardate che cosa sta succedendo, le multinazionali che licenziano i lavoratori, magari che sono lì a tempo determinato per prendere dei lavoratori ricattabili, con dei contratti di lavoro vergognosi. E allora noi dobbiamo reagire come popolo, come fecero i nostri cittadini, i nostri padri costituenti, quando a un certo punto, dietro alla negazione della loro libertà, ebbero un sussulto. E io chiedo, e vi chiedo, ma era qualcosa che veniva da fuori, non c'erano i telefoni, non c'era la rete, non c'era nulla. Era un qualcosa che li chiamava da fuori? No! Era un qualcosa che li chiamava da dentro. È il cuore, è quello che uno deve sentire, deve sentirsi libero, libero di poter contare e di non voler avere assolutamente padroni sulla testa che decidono per noi e per il nostro futuro. Il quadro, questo ci viene chiesto, o avere buoni padroni o essere persone libere. Io sinceramente dico no, grazie, ciao. Ciao a tutti, ciao. Grazie per essere qui, torno a Firenze dopo poco tempo in realtà, per chi non mi conoscesse sono Maglio Di Stefano, un vostro portavoce alla Camera dei Deputati, io per lo più mi occupo di politica estera, ma è chiaro che in una fase come questa di riforma costituzionale non chiesta da nessuno, tutti quanti noi ci stiamo mobilitando per un argomento che va oltre le nostre specifiche commissioni, i specifici lavori durante la legislatura, ma questa riforma, e ve lo dico perché l'abbiamo studiata da tutti gli aspetti, riguarda anche la politica estera. Io vorrei però andare un attimo indietro e chiedervi una cosa. Io mi auguro che tra di voi, che siete tantissimi questa sera e vi ringrazio per questo, anche perché c'è un freddo niente male, ci sia qualcuno che nel 2013 non ha votato per il Movimento 5 Stelle, me lo auguro di cuore, perché a questa gente vorrei chiedere, quando avete votato nel 2013, nel programma del partito che avete votato, c'era per caso indicata una riforma costituzionale?
Allora, io non me lo ricordo, e quei programmi li ho visti tutti perché erano i nostri competitors, come si dice, alle elezioni. C'erano altre cose, c'era il taglio degli F-35, c'era la riduzione dei costi dei programmi militari, c'era portare maggiore democrazia, ovvero i cittadini più vicini alle istituzioni. Tutto quello che c'era in quei programmi non è stato mai attuato da un governo che aveva tutti i numeri per farlo. E allora c'è qualcosa che non va, e già dovremmo capirlo da questo. Renzi usa un argomento, lui dice che questa riforma è fondamentale per attuare il cambiamento. Vi do un dato, questo Parlamento ha approvato 2 decreti del governo al mese per 3 anni. Vuol dire che questo governo, il governo Renzi, ha avuto la possibilità di fare 2 leggi ogni mese e quindi di poter fare una legge sul conflitto di interessi, di poter fare una legge contro i costi della politica per ridurli davvero, poteva fare una legge per tagliare il progetto F-35, parliamo di 45 miliardi, ovvero circa quello che risparmiano loro con questa riforma costituzionale. Perché non l'ha fatto? Perché era impegnato a svendere i nostri diritti con il Jobs Act, con la buona scuola e con queste riforme di merda che nessuno gli ha mai chiesto. È solo una scelta politica, non facciamoci ingannare. Ogni governo ha avuto fino ad oggi, a partire dal governo Berlusconi, passando per Monti in avanti, la possibilità di fare le leggi. Se non le ha fatte, perché voleva fare quelle che servivano a loro e non che servivano a noi. Io vi faccio notare un dettaglio, perché molti a volte con la peggiore informazione d'Europa non è facile saperlo e ricordarselo. Questo è un governo, ovvero è una casta governativa, perché poi si ricicla, è sempre la stessa, dai Monti in avanti, che ci ha approvato in continuazione. Vi ricordate quando nel settembre 2013 salimmo sul tetto di Montecitorio e lo occupammo? Ve lo ricordate quel giorno? Vi ricordate come ci descrissero i fascisti che occupavano le istituzioni, la casa degli italiani occupata dai grillini, invadenti e invasori? Questa era la descrizione che fecero di noi. Perché la occupammo, ve lo ricordate? Perché volevano modificare l'articolo 138. E cos'è quell'articolo? Quell'articolo è proprio quello che determina la modalità con la quale si può modificare la Costituzione, ovvero se non ottieni 2/3 dei voti al Parlamento devi fare il referendum. Quindi quando Renzi, quello spocchioso di Renzi e arrogante, va in televisione a dire che vabbè, ma che problema c'è? Tanto gli facciamo fare il referendum agli italiani. E no, caro Renzi, quel referendum ce lo fanno fare i padri costituenti, perché se fosse per te questo referendum già nel 2013 non sarebbe mai potuto fare. E noi, che eravamo sinceramente inesperti, ma con tanta voglia di cambiare il paese già allora, capimmo che qualcosa non andava in quella riforma e capimmo che l'unico modo che avevamo per bloccarla era occupare il tetto della Camera e bloccare i lavori parlamentari. E se oggi questo referendum si fa, ci scusassero tutti i ben pensanti radical chic di questo paese, ma è grazie al Movimento 5 Stelle. Poi sono inventati un'altra di queste perle che nascono qua in Italia. L'hanno chiamato i 10 saggi di Napolitano. Ora già chiamare 10 saggi e definirli di Napolitano è un ossimoro, non può funzionare. Ma era un altro tentativo, dovevano riformare la Costituzione in modo che scavalcasse, diciamo, in qualche modo il Parlamento. Arenò pure questa proposta qui, perché mettere insieme 10 persone scelte da un Parlamento di sciacalli è impossibile che non si mangino tra di loro, e si arenò anche questa riforma. E siamo arrivati a questa che stiamo vivendo adesso. Io vi voglio soltanto dire una cosa, perché nel merito della riforma ho sentito parlare tutti prima di me. Vi voglio dare quello che io credo essere l'opportunità politica per la quale gente come Renzi, Verdini, Berlusconi, perché apriamo una piccola parentesi, io sono stanco di sentire gente che viene e mi dice io non voterò no perché no lo vota anche Berlusconi, o peggio ancora Renzi che va in televisione e dice non voglio fare governicchi. Questa gente dovrebbe ricordarsi che questo governo e questa riforma nascono dal patto del Nazareno tra Renzi e Berlusconi, quindi questo è già un governicchio e questo è già la riforma di Berlusconi e la riforma di Renzi con Berlusconi, Verdini ed Alfano, Boschi e la sua famiglia intera. E allora è normale che in questo periodo non parliamo tra di noi, diciamo, di chi vota sì e chi vota no, o meno loro lo fanno perché gli piace dire che noi votiamo con i fascisti e con chi gli parla loro. Ma la verità è che questa riforma ha una finalità politica precisa che va bene sia a Berlusconi che a Renzi. Ovvero, dovesse vincere sì al referendum,
Se alle prossime politiche dovesse vincere il Partito Democratico di nuovo, il Senato diventerebbe un ospizio e la Camera ratificherebbe soltanto le decisioni del governo. Perché? Perché tra riforma costituzionale e Italicum, il partito che vince anche soltanto con il 20% ottiene il 60% della Camera dei Deputati e in questo momento, con l'attuale situazione delle regioni e dei comuni, 57 senatori su 100, ovvero un partito che prende il 20% alla maggioranza assoluta. Il Senato va in pensione e la Camera ratifica. Se dovesse vincere il Movimento 5 Stelle, invece, con questa riforma approvata, alla Camera avremmo il 60% dei seggi, ma il Senato sarebbe composto esattamente come dicevo prima, ovvero con 57 rappresentanti del Partito Democratico su 100. Perché? Perché regioni e comuni non si rinnovano insieme al Parlamento. Di conseguenza dovremmo aspettare che il Movimento 5 Stelle vincesse in tutte le regioni per avere quella maggioranza al Senato. Allora qual è l'obiettivo? L'obiettivo è far sì che se dovessimo vincere noi, il Senato inizierebbe a bloccare con i 12 modi che ha per farlo tutte le attività della Camera, la nostra reddito di cittadinanza, la nostra riforma anticorruzione, la nostra riforma contro i colletti bianchi e le porte girevoli nelle grandi multinazionali. E ci scommettete una cosa? Che un mio tristemente concittadino, ovvero Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, ritroverebbe magicamente la voce e inizierebbe a fare i moniti. Ma il Parlamento è bloccato, ma questi grillini non sono capaci di governare, ma questo paese ha bisogno di cambiamento, e magicamente con il tantam della stampa che farebbe eco alle sue parole, il Presidente della Repubblica inizierebbe a dire, forse è il caso di tornare al voto perché i grillini non sanno governare. Questo è l'obiettivo politico della peggiore rappresentanza governativa che questo paese abbia mai avuto, perché non è soltanto una classe politica di delinquenti, sono delinquenti furbi che vogliono allontanarci sempre di più noi cittadini dalle scelte e dalla politica. E allora noi abbiamo un'arma che, come diceva già Roberto, è più potente della bomba atomica ed è la matita, e quando quel giorno il 4 dicembre andrà a mettere quella X, sarà una X che da una parte c'era scritto liberazione con un'asticella e con l'altra asticella ci c'era scritto vaffanculo a questa classe politica che ci ha rovinati. E da quel giorno, dal 5 di dicembre, questo paese ce lo riprendiamo noi cittadini tutti insieme. Grazie a tutti e viva Firenze. Lascio la parola a qualcuno del posto, la nostra ottima senatrice Laura Bottici. Grazie a tutti. Firenze, grazie. Grazie agli attivisti che si sono impegnati, grazie a voi. Questa è una battaglia di tutti noi, di tutto quel popolo onesto che a un certo punto ha detto basta, non vogliamo più questa politica che in qualche modo ci ha portato in questo punto. Ed è un punto tristissimo. Ci hanno raccontato mille cose su questa riforma, che ci faceva risparmiare, che ci velocizzava il tutto. Allora io vorrei raccontarvi da quando sono lì, in molti sanno che io faccio il questore, dal marzo 2013 ho rinunciato a 448.000 euro, quindi si può risparmiare, non serve una legge. In qualità di questore abbiamo fatto una lotta tra Camera e Senato per togliere i vitalizi ai condannati. Vi ricordate che il PD continuava ad ostacolarci? E noi ce l'abbiamo fatta perché abbiamo avuto l'aiuto di tutti voi. Ma questa riforma che parla di risparmi non vi dice assolutamente che nuovi senatori che andranno a comporre il Consiglio di Presidenza in completa autonomia potranno stabilirsi i rimborsi che vogliono. Perché i rimborsi non sono per legge, qua non c'è scritto nulla, li fa il Consiglio di Presidenza e quindi i nuovi senatori potranno decidere quanto vorranno per fare avanti e indietro, e quindi non ci sarà nessun risparmio, perché è logico che non vogliono risparmiare, come non l'hanno fatto fino ad ora. Inoltre, in questa riforma dicono che si tuteleranno le regioni, che il nuovo Senato rappresenterà le regioni. È una balla colossale. Noi, specialmente a Firenze, abbiamo subito
scritto per 40 anni una storia. E solo grazie a una parte del Consiglio regionale toscano è stata aperta la seconda commissione d'inchiesta sul Forteto. Sono venuti a Roma, hanno chiesto l'aiuto al Parlamento e io l'ho fatto presente, ma li ho dovuti portare in aula a decidere di fare una procedura d'urgenza per poter aprire la commissione d'inchiesta parlamentare sul Forteto, perché la devono smettere, perché il PD è coinvolto, perché il PD in Toscana è veramente coinvolto con i soldi, con gli abusi, con i maltrattamenti. E allora come possiamo fidarci di una classe politica dello stesso colore rosso, ma è un rosso sangue, non è un rosso vivo. Noi abbiamo pagato con il PD e non vogliamo più pagare, perché vogliamo persone oneste. E il PD è quello che ha scritto questa riforma assieme a Giorgio Napolitano, a Verdini, alla Boschi, a Renzi, quello che ha fatto carta straccia dei soldi delle banche, dei quattro banche, anche del Monte dei Paschi. Sono questi i soggetti che vogliono la riforma, perché vogliono continuare a portarci via soldi. Con questa riforma potranno fare quello che vogliono. Noi con questa riforma perderemo ogni diritto. Ogni diritto di poter dire sì o no. Il 4 dicembre sarà l'ultimo no che noi potremo dire, e sarà quel no che salverà l'Italia intera, non solo il nostro territorio. Perché questi, io vorrei che voi una volta nella vita poteste entrare in quell'aula e respirare quell'aria malsana, quell'aria che si respira quando fanno gli accordi sotto banchi, quando cercano di convincerci, no, ma noi vorremmo farlo, però sai, l'ordine di partito, questo, l'unico ordine di partito è quello della finanza, perché questa riforma è voluta dalle grandi banche, dalla BCE, quella banca che ci tiene fermi nello sviluppo. Le riforme di cui ha bisogno l'Italia è un'altra cosa, è il lavoro, è l'economia che funzioni, perché noi per pagare le tasse vogliamo lavorare, e se loro ci fanno lavorare noi le tasse le paghiamo, non siamo come grandi evasori a cui danno comunque tutte le volte gli escamotage per uscire a pagare un contentino. E allora il 4 dicembre, l'ultima volta che noi possiamo dire no, diciamolo in coro, in quel seggio elettorale, portiamo tutti a votare e tutti assieme alziamo la testa coraggiosamente e diciamo no a questi quattro cialtroni che non si meritano il nostro popolo. Grazie a tutti. Buonasera, ciao Firenze, siete tantissimi, grazie davvero di essere qui, grazie davvero di essere qui a ricordarci che la nostra Costituzione è importante, è fondamentale. Guardate, io lo so, nessuno di noi avrebbe mai voluto parlare di una riforma scritta da Renzi, Verdini e Boschi. Lo sappiamo tutti, avremmo voluto fare altro, però ci siamo e piano piano ci stiamo stringendo attorno alla nostra Costituzione. E vi dico, io ho due figli piccoli a casa, in questi giorni mi vedono meno del solito perché andiamo in giro, sui treni, nelle piazze, però sono orgoglioso e lo vivo con entusiasmo, perché forse un giorno
se questa battaglia va come deve andare, gli potrò dire che il loro padre c'era a lottare per la Costituzione insieme a tanti cittadini onesti. È un'emozione meravigliosa. E ci ingannano, ci mettono davanti l'articolo 70, perché un po' lo so che ciascuno di noi ci ha provato a capirlo, magari per mettersi a posto con la coscienza, dice vediamo che dice, prendo l'articolo 70 e ho provato a leggerlo, e non ce l'avete fatta, non ce l'ho fatta nemmeno io, ma non a capirlo, a leggerlo, perché quello è un articolo, voi dovete fare una scommessa con i vostri familiari, i vostri amici, voi gli dovete dire guarda io sono disposto a votare sì se tu prendi l'articolo 70 e lo leggi ad alta voce davanti a me e riesci ad arrivare in fondo. Non ce la fa, dopo le prime righe gli viene la nausea, attacchi d'ansia, va nel panico, e così, e guardate che non è un caso che sia così, deve essere così perché deve distrarre l'attenzione dei cittadini. Tu sei lì a guardare il cavillo, la norma, il rinvio dell'articolo 70 e secondo la loro mente non ti devi accorgere di quello che sta accadendo. Perché guardate, una cosa che dobbiamo fare è ricordarci che una Costituzione non si giudica per l'articolo, per il cavillo, per la parola, si giudica per la direzione che dà alle nuove generazioni. Una Costituzione non la giudichi per quello che fa in quell'anno o dopo due anni, ma per quello che fa nei successivi decenni. È un esempio ce l'abbiamo, non dobbiamo andare a guardare, ogni tanto qualcuno mi dice perché in Germania, perché in Francia la Costituzione, e io gli rispondo chi se ne frega, no, una Costituzione, la Costituzione è lo specchio della storia di un popolo. Io non voglio che il nostro popolo abbia la storia della Germania e della Francia, abbiamo una nostra storia e dobbiamo andare a guardare, per avere un modello di Costituzione dobbiamo andare a guardare la nostra Costituzione, e se io guardo quella Costituzione io la direzione la vedo in ogni articolo, la vedo in ogni parola, e il messaggio che ci hanno dato i padri della Costituzione, e dice sempre la stessa frase: non vogliamo che le nuove generazioni possano conoscere una dittatura come quella che noi abbiamo vissuto e sofferto sulla nostra pelle. Guardate, è un messaggio che leggi in ogni parola. Lo leggi nella prima parte in cui vengono sanciti i diritti fondamentali di ogni cittadino che nessun uomo solo al comando avrebbe mai potuto e dovuto calpestare. Lo leggi nella seconda parte in cui c'è l'assetto della nostra democrazia, in cui ci sono i pesi e i contrappesi per far sì che nessuna, che la nostra democrazia potesse essere blindata di fronte all'attacco di una dittatura. Questo dice la nostra Costituzione. E guardo questa riforma, e quando la guardo non vedo direzione, e quando la guardo vedo solo un'immagine che vi propongo, che condivido con voi, è l'immagine che si vede a volte nelle TV quando fanno le inchieste sulle truffe, no? Sulle truffe agli anziani, arriva quello lì davanti alla porta, gli dice guardi signora io la faccio risparmiare nella bolletta, e gli fa vedere un risparmio che non esiste, e poi il complice aggira l'anziano e gli ruba i soldi. Allo stesso modo loro ti fanno vedere un articolo che non si capisce, con un risparmio che non esiste, perché 90 centesimi all'anno per cittadino è un risparmio che non esiste, e nel frattempo ti stanno rubando quello che hai di più prezioso, il tuo diritto di votare in una democrazia, il tuo parlamentare. Dovete dirlo ai vostri familiari, ai vostri amici, ai vostri colleghi di lavoro, e cominceranno a dire perché dobbiamo essere, ci vuole più velocità, stabilità. Dovete dirgli che la cosa più preziosa che hanno è il diritto di votare. Per anni hanno detto che il Porcellum era una porcata perché non ti dava la possibilità di mettere la preferenza. Adesso addirittura siamo un passo indietro, cioè ci tolgono completamente il diritto di voto. Ti parlano
di concetti che non esistono. La stabilità, io voglio farvi un esempio sulla stabilità, non c'è nemmeno bisogno di dire che il Senato, che ogni volta che verrà eletto un nuovo consiglio regionale, al Senato arriverà nuova gente, quelli di prima se ne andranno. Che stabilità dà un Senato del genere? Ma la cosa, l'esempio che vi voglio fare è quello di un Parlamento in cui, a prescindere dalla legge elettorale che c'è, non si avrà mai stabilità se i parlamentari il giorno dopo delle elezioni entrano in Parlamento e danno vita al mercato delle vacche, in cui da destra a sinistra e da sinistra a destra passano tradendo il voto degli elettori. Non ci sarà mai stabilità. Il mio interlocutore in Commissione Giustizia al Governo è Gennaro Migliore, sottosegretario alla Giustizia. È stato eletto nelle file di SEL, è entrato in Parlamento intervenendo contro l'Italicum, poi ha avuto la folgorazione, è passato al PD, è diventato relatore dell'Italicum e per premio gli hanno dato la poltrona come sottosegretario alla giustizia. E qualcuno di voi mi dirà, vabbè, ma è competente, non ti stare ad attaccare. È laureato in fisica Gennaro Migliore ed è sottosegretario alla giustizia. Lo vogliamo capire che gli organi centrali di questa democrazia sono in mano a questa gente, che però pensano che il problema non siano loro, il problema è la nostra Costituzione. E allora noi dobbiamo lottare, abbiamo il dovere di lottare e abbiamo il dovere di dire a tutti gli altri cittadini, perché stiamo facendo una lotta davvero come Davide contro Golia, abbiamo il dovere di dirgli di concentrarsi sul chi ha scritto questa riforma, perché il chi non è irrilevante, non è secondario il chi, perché quando io entro in una libreria io voglio sapere chi ha scritto il libro che sto comprando, perché mi faccio un'idea di quale libro sto comprando. E allora chi sono coloro che hanno scritto la riforma? Da una parte abbiamo Renzi, Boschi e tutto il loro governo, gente che in 3 anni ha distrutto il lavoro in Italia, il concetto di lavoro, la scuola, e ha affidato i diritti e i risparmi dei cittadini alle banche. Gente che dopo 2 settimane dallo scandalo delle 4 banche, che una persona con un po' di coscienza sarebbe stato zitta, avrebbe detto: ragazzi, per i prossimi 2 anni guai a chi dice la parola banca. Questi si sono presentati con una nuova legge che diceva che se non pagavi 7 rate di mutuo la banca si prendeva la casa, e se quella legge non è passata, lo dico con orgoglio, è perché abbiamo occupato il corridoio che portava alla Commissione Finanze. Vi rendete conto che questa è gente che non ha rispetto dei diritti dei cittadini? E dall'altra parte, insieme a loro, chi c'è? C'è Dennis Verdini, condannato per concorso in corruzione in primo grado. E qualcuno di voi mi potrà dire: vabbè, però sei giustizialista, vediamo che fine fa, vediamo cosa succede negli altri gradi di giudizio. No, non lo vediamo che fine fa, perché il reato nel frattempo è caduto in prescrizione. Quella stessa legge sulla prescrizione che è insabbiata al Senato, dove siede Dennis Verdini, che si avvantaggia della prescrizione. Vedete com'è un circolo vizioso in cui vogliono fare precipitare la nostra Costituzione? E abbiamo quel Dennis Verdini imputato nel processo sulla P3. Parliamo di un'associazione segreta per sovvertire la democrazia di questo paese. Lui è lì, il PM, 10 giorni fa, non l'ha detto nessuno, ha chiesto 4 anni per Verdini e lui ha scritto la nostra Costituzione. E allora noi siamo nel paradosso, perché noi abbiamo il dovere di rispettare i nostri padri della Costituzione, e mi sono ritrovato nel paradosso di essere alla Camera, di alzarmi. Ho fatto una cosa normale, mi sembrava normale, dico, perché Presidente, come ci ha detto Calamandrei, a quel punto non ci credevo, sento i fischi e i bu dai banchi del PD. Rimango un attimino scioccato, la Boldrini ovviamente richiama me, e a quel punto però io la mia citazione l'ho fatta, ma 5 minuti dopo che ho finito mi sono fatto una violenza che io dico sempre una violenza fisica, di mettermi nei panni di un deputato del PD che, mentre ve lo sto dicendo, ho un certo malessere.
e ho pensato, ma lui potrebbe citare il suo padre della Costituzione? Ebbene sì, perché l'ho trovato, perché spippolando in internet si trovano tante cose e vi voglio leggere la citazione che avrebbe potuto fare del nuovo padre della Costituzione un deputato del PD, tanto per farvi capire lo spessore istituzionale di questa gente. Io raffiguro la politica con due rubinetti, uno a destra e uno a sinistra. Quello a sinistra gocciola e non c'è stop che tenga, un gocciolio continuo. Da un'altra parte c'è un altro rubinetto, ascoltate, un rubinetto di qua, un rubinetto di là. Trovare un idraulico in questo paese non è facile, specialmente di domenica. Dennis Verdini, 18 gennaio 2016. Cioè questo è uno che pensa che la nostra democrazia sia una specie di sistema idraulico in cui lui va e mette toppe dappertutto. Questa è gente, è la gente che vuole scrivere la nostra Costituzione. E allora sento di avere il dovere morale di darvi un'idea di chi erano i padri della Costituzione e di citarvi, e così chiudo, un passo di Calamandrei, specificandovi che sono parole che lui non pronunciò all'interno del Parlamento, perché i nostri padri della Costituzione sentivano che il loro dovere di uomo di Stato doveva andare oltre le mura dei palazzi e doveva andare alle nuove generazioni. Queste sono parole che lui pronunciò ai suoi studenti. Se voi volete andare nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Il 4 dicembre scegliamo anche quale padre della Costituzione vogliamo. Io non ho dubbi e io dico no. Grazie, grazie. Buonasera a tutti. Grazie. Buonasera a tutti e grazie. Grazie agli attivisti che hanno organizzato questo evento, come sempre autofinanziandosi, grazie di cuore. Grazie alle forze dell'ordine, i carabinieri stanno laggiù distratti, tranquilli. Stanno, grazie, anche perché hanno scoperto Mafia Capitale a Roma. Tranquilli, quando il 5 Stelle, poc'anzi una giornalista tedesca mi ha detto, ma noi in Europa dobbiamo avere paura di voi. Guardate questa piazza, dovete avere paura degli altri e noi abbiamo paura degli altri. Io vi ringrazio. Stiamo dando il massimo, ci vedete, stiamo ormai girando l'Italia in ogni modo da tanto tanto tempo e se ci pensate la forza politica considerata, no, dagli altri l'antipolitica è la forza politica che sta difendendo la democrazia in Italia, difendendo quei rimasugli che restano di sovranità che già ci hanno tolto negli ultimi 30 anni, probabilmente anche noi, il nostro interesse ha aiutato costoro a toglierci fette di sovranità. La stiamo difendendo noi la democrazia in Italia. Il Movimento 5 Stelle ha incanalato una giusta e sana indignazione in percorsi democratici di partecipazione, perché milioni di italiani senza il Movimento 5 Stelle probabilmente non sarebbero più tornati al voto. Quindi chi difende paradossalmente la democrazia in questo paese è la forza politica chiamata antipolitica, ma sono loro gli antidemocratici. Rifletteteci. Sono loro gli antidemocratici, sono quelli che hanno disatteso l'esito del referendum sull'acqua, il popolo si esprime per l'acqua pubblica e l'acqua continua ad essere privata, il popolo si è espresso per l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e hanno trasformato il finanziamento pubblico ai partiti in rimborso elettorale e si sono intascati 2,3 miliardi di euro di denari nostri, tutti i partiti politici, soprattutto il Partito Democratico. E che cos'è oggi il Partito Democratico? Che è diventato? Qua c'è gente che avrà votato, io l'ho votato una volta. Avrà votato Partito Comunista, poi DS, il Partito Democratico. Oggi che cos'è? Apriamo gli occhi, disintossichiamoci di questo partito. Che cos'è oggi il PD? Qual è la differenza tra il PD e una banca oggi? Qual è? Non c'è differenza. Il PD come una banca gestisce in maniera torbida i nostri soldi. Che fine hanno fatto centinaia di milioni di euro di rimborsi elettorali? Ci hanno mai portato una ricevuta, uno scontrino? E come le banche che hanno gestito
anche loro in maniera torbida i nostri risparmi, il Partito Democratico piazza dei prodotti tossici. Le banche non hanno piazzato dei prodotti tossici in questi anni, magari grazie anche al supporto di alcuni direttori di banca che hanno preso in giro tanti risparmiatori dicendogli comprati questa obbligazione, è sicura, guarda un bel titolo questa obbligazione, non ti può far perdere nulla, e tanti cittadini si sono fidati, hanno comprato quell'obbligazione, quel titolo tossico, e poi hanno perso tutti i risparmi. E così non si comporta il Partito Democratico, che piazza dei titoli tossici, solo che sono leggi tossiche: Jobs Act, la buona scuola, lo sblocca Italia, l'Italicum, leggi tossiche, e le piazza grazie anch'esso all'aiuto di alcuni direttori, ma non di banche, dei telegiornali, che ripetono mille volte le menzogne su queste leggi che hanno splendidi nomi ma contenuti indecenti. E le riforme costituzionali made in Renzi, Boschi, Verdini e Napolitano sono prodotti tossici. Queste riforme servono esclusivamente a fare due cose: uno, a togliere la sovranità al popolo italiano e permettere ai partiti politici che hanno governato e amministrato questa nazione negli ultimi 30 anni di scegliersi il 100% dei senatori. Punto. Quando vi dicono ma non è vero perché dovranno tenere conto di... sono balle. La futura legge con la quale verranno eletti i futuri senatori, anzi non eletti, nominati, dovrà essere fatta da un futuro Parlamento, per cui saranno sempre loro a decidere come scegliere i futuri senatori, come nominarli. E sappiate che il giorno dopo, qualora dovessero vincere, sì, il Partito Democratico, che più o meno ha il 30% dei consensi in Italia, come il Movimento 5 Stelle, avrà circa il 60% dei senatori. Perché? Perché il Partito Democratico, amministrando la stragrande maggioranza delle regioni in questo momento storico, magari tra 10 anni non sarà così, si è cuscito addosso questa legge per avere il giorno dopo, senza voto da parte dei cittadini, la maggioranza al Senato. E il Senato non è vero che non conta nulla. Mark Twain diceva: se votare facesse qualche differenza non ce lo lascerebbero fare. E infatti un tempo votare non faceva alcuna differenza, infatti ce lo lasciavano fare. Ci hanno fatto votare contro il finanziamento pubblico ai partiti e poi l'hanno disatteso. Solo che oggi, dato che votare ha un senso e un'importanza, iniziano a non farcelo più fare, iniziano a controllare le loro istituzioni. Non sono state abolite le province, si può abbassare il microfono, non sono state abolite le province, è stata abolita la possibilità di votare. Non viene abolito il Senato, viene abolita la scheda elettorale. Odiano il cittadino capace di scegliere. Perché? Perché avendo così la maggioranza garantita in questo Senato, le future riforme costituzionali, quelle gradite al popolo italiano, non potranno essere approvate, perché non è vero che il Senato non farà nulla, a sto punto era meglio abolirlo. Il Senato di nominati dovrà intervenire in materie costituzionali e anche rispetto ai trattati europei. Che significa? Che se il 5 Stelle o un'altra forza politica un domani dovesse avere la maggioranza alla Camera dei Deputati e dovesse portare avanti un programma anche di riforme costituzionali, noi vogliamo cambiare questa Costituzione stupenda che può essere tutta via migliorata. Che vogliamo fare oggi? Varie cose, ve le elenco. Uno, vogliamo abolire l'immunità parlamentare, che non è l'insindacabilità delle opinioni espresse nell'esercizio del mandato del parlamentare. Questa è un'altra cosa. Oggi immunità significa che un deputato o un senatore non può essere arrestato, perquisito o intercettato senza il voto della Camera di appartenenza. E io vi porto la mia esperienza: alle volte ci sono mercati delle vacche su questo. Tu mi salvi Azzollini, che è il senatore di Nuovo Centrodestra sul quale pendeva una richiesta d'arresto, e io ti garantisco i voti alla riforma costituzionale. Tu eviti che vengano utilizzate le intercettazioni contro un mio deputato perché magari è anche un portatore di voti, e io ti garantisco i voti per quel provvedimento. Il Parlamento funziona così. Perché? Perché i parlamentari non rispondono al popolo italiano, che di fatto non elegge più, ma rispondere a partiti politici che li nominano. È così, è una repubblica fondata sulle nomine, proprio perché temono il cittadino che oggi, nonostante i media di regime, i telegiornali, il PD1, il PD2, il PD2, il PD3, oggi il cittadino scende in piazza con la rete, si informa, se esiste il passaparola, e temono un popolo informato. Per quello poi assaltano la scuola pubblica, perché ci vogliono sufficientemente ignorantelli per poterci manipolare con i mezzi di informazione. E ci vogliono sufficientemente poveri, magari così qualcuno si può vendere il voto per la promessa di un ricovero di un parente all'ospedale, la promessa dell'assunzione di un figlio altrimenti è costretto ad andarsene all'estero, oppure per un buono di benzina, oppure per una frittura di pesce come vuole De Luca. Questa è la Repubblica loro
Oggi questo no significa mettersi di traverso ad un sistema che, vi dicevo, vuole impedire i reali cambi. Vi dicevo, vogliamo togliere l'immunità parlamentare, vogliamo inserire una cosa semplice, l'obbligo in Costituzione di dimissioni per i politici che entrano con un partito e vanno con un altro, devono andare a casa, si devono dimettere, e si facessero rieleggere dopo. Poi vogliamo togliere il pareggio di bilancio in Costituzione, inserito da Monti, e non ci hanno neanche fatto votare, perché quella legge, quella modifica costituzionale, l'inserimento del pareggio in bilancio che impedisce uno Stato di fare investimenti, l'hanno votato la stragrande maggioranza dei parlamentari, e quindi neanche è stato fatto un referendum costituzionale. E poi vogliamo inserire sul serio, perché è un'altra menzogna renziana questa che la inseriscono, il referendum propositivo. È una menzogna, perché per istituire un referendum propositivo e per indirizzo ci sarà bisogno di una futura legge. Mentono questi, l'abbiamo visto quotidianamente, Renzi mente ogni giorno, mente sapendo di smentire, dice tutto il contrario di tutto, ma non lo nominiamo, non mi interessa. Vogliamo più alti, anche perché non sono questi i personaggi che hanno questo enorme potere, questi sono prestanome politici di poteri più grandi, di banche d'affari, della JP Morgan, della Rothschild, della Goldman Sachs. Sono loro che vogliono guadagnare sulla privazione dei diritti, sulla trasformazione dei diritti costituzionali in merci, perché se diventano merci i diritti costituzionali, il privato ci può lucrare. Sia chiaro, noi non siamo contro il privato, ci tagliamo gli stipendi e sosteniamo la piccola e media impresa privata. Prima mi ha fermato un ragazzo che mi ha detto: io ho avuto il microcredito. Noi ci tagliamo gli stipendi e sosteniamo il microcredito, ma per noi acqua, trasporti, sanità, scuola, istruzione non sono merci, ma diritti garantiti dal pubblico. Vogliamo, vi dicevo, modificare la Costituzione e inserire il referendum propositivo senza quorum, che significa che noi raccogliamo 500.000 firme per un referendum che alza le pensioni minime e abolisce e dimezza le pensioni d'oro. Se 500.000 firme vengono raccolte, quel referendum si fa. Il giorno dopo chi vota vota, chi vota decide. Se la maggioranza decide per l'innalzamento delle pensioni minime e il dimezzamento delle pensioni d'oro, quella diventa legge dello Stato il giorno dopo. Punto. Ora vi faccio questa domanda. Sapendo che questo futuro Senato, qualora dovessero vincere, sì, composto solo da consiglieri regionali e sindaci scelti dai partiti politici, nominati dai partiti politici, ai quali i partiti politici hanno regalato l'immunità parlamentare, molti dei quali magari sono esperti in trasformismo, sono esperti di Volta Gabbana, hanno cambiato tanti partiti, molti dei quali magari prendono anche pensioni d'oro, vitalizi. Ce li vedete loro dovendo rispondere ai partiti politici che li hanno nominati e non al popolo italiano che non li ha eletti, votare per l'abolizione della loro immunità parlamentare, per l'abolizione dei loro vitalizi, delle pensioni d'oro, o per l'obbligo di dimettersi proprio loro che sono esperti di cambio di casacca? No. Per cui queste riforme costituzionali sono state fatte, è una truffa, è un po' come comprarsi il videoregistratore e trovarci tre mattoni dentro, tale e quale. Tale e quale, è tale e quale. Tu credi di cambiare qualcosa oggi e quindi pensi c'è talmente disperazione causata da loro, dalle leggi infami che hanno approvato loro, e quindi il cittadino dice: bah, purché si cambi qualcosa, però occhio che anche la legge Fornero era un cambiamento. Anche la legge Fornero. La verità è che oggi cambiano in male qualcosina, togliendo la sovranità e trasformando un diritto in un privilegio per i partiti, per impedire in futuro qualsiasi cambiamento. Perché l'hanno messo in conto che un domani il 5 Stelle, un'altra forza politica, andrà al governo, perché il Partito Democratico smetterà di governarci. E quindi si blindano la Costituzione e il Parlamento da eventuali cambiamenti utili alla collettività. L'hanno fatta sporca. Hanno, come se avessero scritto un'assicurazione sulla loro permanenza nella vita politica, l'hanno firmata Renzi, La Boschi, Napolitano, Verdini, e per entrare in vigore questa assicurazione necessita di una controfirma, quella del popolo italiano. Se la volete controfirmare, d'accordo, per carità, però sarebbe come dire, appunto, a dare, come fanno loro, la colpa alla Costituzione dei loro fallimenti. Ora io vi faccio una domanda semplice. Ma se i ladri che ci hanno rubato in casa negli ultimi 30 anni venissero da noi e ci dicessero: è vero, io ti ho rubato in casa negli ultimi 30 anni, però oggi se tu mi dai l'opportunità di cambiarti la serratura di casa, io ti garantisco che non ti ruberò più in futuro, ma voi ci credereste? Guardate che è così.
Noi ce l'abbiamo fatta a bypassare un sistema mediatico, ce l'abbiamo fatta con delle idee, con un motorino quest'estate, con i treni regionali, con le piazze, con la rete. Quanti siamo in rete adesso? 5.000, 50.000 dovevi dire, più 500.000, quanti siete? Tanti, con la rete, con il passaparola, ce la stiamo facendo. Oggi sono andato in duello con Violante, gliel'ho dette perché era una vita che gli volevo ricordare quel discorso da ignobile consociativismo politico che fece nel 2003, quando nei DS disse: Berlusconi, non ti abbiamo toccato niente, non ti abbiamo fatto il conflitto di interessi, ti abbiamo reso elegibile nonostante le concessioni. In nome di quale mandato pronunciò quelle parole, Violante? Ecco, oggi gliel'ho chiesto, gliel'ho detto, era imbarazzato. Finalmente qualcuno glielo dice, finalmente qualcuno glielo dice. È lì che io ho capito che questa sinistra ipocrita aveva tradito il paese. Ed è ancora peggiore della destra più becera, questa sinistra ignobile e ipocrita, perché i diritti sociali li ha assaltati più il centrosinistra di Berlusconi. Pensate, l'abolizione dell'articolo 18 l'ha fatto il partito che viene da Berlinguer, è incredibile. Solo che li chiamano i tagli da macelleria sociale, li chiamano aggiustamenti strutturali, perché loro sono tutto il linguaggio, no? Ma siamo compagni, noi veniamo da Berlinguer, aggiustamenti strutturali. È l'ipocrisia che ha distrutto questo paese, la stessa ipocrisia di coloro che oggi, anziché combattere la corruzione, combattono la Costituzione, che danno la colpa alla Costituzione dei loro fallimenti politici. Per questo dobbiamo dire no, per salvaguardare la sovranità, per fargli capire che un popolo ha smesso di chinarsi, di accontentarsi di quattro spiccioli di bonus renziani che sono sempre quattrini nostri. Gli 80 euro non li ha stampati Renzi, sono soldi delle nostre tasse, solo ce li ha dati prima delle elezioni e poi magari a qualcuno gliele toglie dopo. È questa non è democrazia, non rispettano i voti popolari. Con l'Italicum non ci fanno scegliere quasi il 65% dei deputati. Con queste riforme costituzionali si scelgono loro il Senato. Questa non è democrazia, gliel'ho detto. Chiamatela bancocrazia, renzicrazia, pdcrazia, creditocrazia, partitocrazia, frittura di pescecrazia, perché questi si comprano il voto in questo modo. Ma la democrazia è un'altra. E la televisione tedesca deve inquadrare questa piazza, perché oggi noi rappresentiamo la democrazia e stiamo difendendo a testa alta la sovranità popolare. E lo faremo domani mattina, alle 10.30 ci vediamo domani mattina in piazza San Firenze, piazzale San Firenze. Facciamo un restitution day, spieghiamo per filo e per segno da quando il Movimento 5 Stelle è nato quanti soldi ha restituito ai contribuenti, ai cittadini italiani, e poi questi impostori, questi ignobili truffatori della democrazia parlano di tagli ai costi della politica, non si sono mai tagliati un euro di stipendio, hanno preso tutti i rimborsi elettorali. Devono capire la stampa straniera che dovrebbe avere paura di questi malfattori, di queste persone che hanno garantito con i loro partiti la nascita di una quinta organizzazione criminale in Italia, Mafia Capitale, che continuano a inciuciare con coloro che avallano il voto clientelare. Perché Renzi, quando dice fate come De Luca, sta dicendo andate avanti con il voto clientelare, perché costi quel che costi, noi qua ci giochiamo tutta, è importante vincere nonostante tutto, prendete tutto quel che potete prendere con il voto clientelare. E mafia e voto clientelare sono sempre andati a braccetto, mafia e corruzione vanno a braccetto, e questo è il paese delle cinque mafie. Raccontateglielo chi è il popolo italiano, diteglielo che qua ci stanno finalmente milioni di persone che non si accontentano più di mancette e bonus elettorali, ma combattono a testa alta, a schiena dritta, e rivendicano diritti e sovranità. Viva Firenze, viva l'Italia, grazie, 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 grazie. E adesso un'altra senatrice combattente, che sono 2 anni che combatte in Parlamento per la salvaguardia della sovranità. È un onore per me presentarvi Paola Taverna, grazie a tutti. Buonasera, buonasera, io non mi preparo mai nessun discorso, ascolto. Ascolto i colleghi, guardo la piazza e adesso ascoltavo Alessandro e mi domandavo, cioè, ma ci rendiamo conto che siamo in piazza per difendere la democrazia? Ma siamo tornati nel Medioevo, cioè noi siamo qui per difendere la
democrazia, per difendere i nostri diritti. Ma io, santo Dio, quando sono entrata là dentro mi aspettavo di combattere un sistema, di avere un partito democratico che su qualche cosa ci saremmo incontrati. Cazzo, oggi vedevo Berlusconi e Renzi dalla D'Urso e a un certo punto ho pensato, ma quasi quasi mi è simpatico Berlusconi. Cioè siamo arrivati a questo punto, siamo arrivati a questo punto. Era più credibile Berlusconi nelle sue menzogne che Renzi in quelle che sostiene essere delle verità. Uno che si mette l'istituto, io l'ho detto, che è entrato in Parlamento con la manina in tasca, con quattro nei in faccia e che ha detto adesso cambiamo verso. Deve cambiare paese questa persona, signori. Questa persona, il 5, gli dobbiamo fare un biglietto per il posto più lontano che c'è dall'Italia. Questo ci ha portato in piazza per difendere il diritto al voto. Cioè noi siamo qui a difendere il diritto al voto. 70 anni, stiamo seppellendo i nostri padri, li stiamo facendo rivoltare nella tomba. Cazzo, c'è gente che c'è morta per sta roba, c'è gente che stava davanti alle fabbriche per l'articolo 18 per difendere il diritto al lavoro, c'è gente che per l'istruzione faceva chilometri a piedi per andare a studiare e noi siamo qui a difendere questo, la sanità. Sono due mesi che sento tra la Lorenzin e la Boschi che dicono che se passa la riforma costituzionale finalmente avremo tutti il diritto di curarci. E fino adesso che strabeato cazzo hai fatto, scusa, visto che stavi al governo? Scusate, eh? No, perché poi mi dicono che devo essere meno volgare. Ma come fai? Come fai? Stai al governo, sei il ministro della sanità e mi dici che devi cambiare la Costituzione dopo 70 anni per farmi curare. Ma a me stai a piar per culo. Ma scusate. E dai, dai, basta, basta. Dobbiamo fare i tagli ai costi della politica. Abbiamo fatto una divisione. 50 milioni diviso gli aventi diritto al voto è un euro a cittadino per anno. Un euro. Cioè tu vuoi che io ti do il mio voto per un euro l'anno? Ma io te lo tiro un euro, voi ricordate quando gli hanno tirato i 50 centesimi a Craxi? E non era niente. Cioè noi siamo passati da una prima repubblica a una prima repubblica e siamo ancora nella prima repubblica. Cioè ci hanno preso per culo per 3 volte. E allora tu dici, ma ci sarà un paese che a un certo punto si sveglia e dice, ma scusate un po', a me adesso un ragazzo me lo sono scordata la maglietta, c'era un ragazzo che mi voleva dare una maglietta dove diceva i lavoratori, gli esodati e tutto quanto. Queste sono le cose che le persone ci danno quando andiamo in piazza. Ci danno una maglietta e ci dicono io sono un esodato, io ho 50 anni, non ho più una storia nella vita, io ho muto, ho una famiglia, non so come fare. Queste sono le cose che ci chiedono le persone. E io che gli devo andare a dire? Sì, ma guarda, tranquillo, adesso tagliamo 200 poltrone, risparmiamo 50 milioni e poi velocemente faremo tutte le cose. Ma veloce, eccola lì la maglietta, 41, scusa, me la sono dimenticata, scusami veramente. E tu dici, velocità, la velocità. Allora sono 3-4 anni quasi che siamo là dentro. Vi racconto come funziona. Arriva nel martedì, c'è nel trullerino. Si mettono seduti alle 4:30. Fanno 4 voti. E il mercoledì stanno là dentro, si fanno i beati cazzi loro tranquilli proprio. E il giovedì si ripiana nel trullerino e se ne vanno a casa. E tu gli dici, scusa, vuoi velocizzare? Lavora. Lavora come fa tutto il mondo, lavori dal lunedì al venerdì, le triplichi la velocità. Se tu arrivi al martedì pomeriggio e te ne vai giovedì mattina, che cosa vuoi velocizzare? E allora tu mi dici che per velocizzare una legge semplice che dice le leggi devono essere approvate da entrambe le camere, la velocizziamo e diciamo che le leggi saranno approvate e poi la Camera gliele passa al Senato, il Senato le guarda 10 giorni, dopo 10 giorni se decide che sono da modificare, le modifica e poi c'ha 30 giorni per passargliele alla Camera. La Camera le guarda e poi che fa? Le modifica o forse no? Però ci sono le leggi, quella data certa, dove durano solamente 70 giorni. Questo è il grande inganno. Avete visto che avevamo fatto due palle così per i decreti? Gli avevamo detto non puoi fare un decreto per ogni cosa. E hanno detto ci avete ragione. Allora adesso mettiamo i decreti in Costituzione, diciamo che non possono essere eterogenei, diciamo che non possono essere fatti per alcune cose, però se fa male a legge a data certa, in maniera tale che il decreto non lo useranno più, però hanno la legge a data certa per cui ogni 70 giorni questi ti sfornano una legge. Io mi domando, ma secondo voi che cosa vi complica la vita? Le leggi, sei pieno di leggi.
c'è una legge per fare qualunque cosa, devi andare a pisciare, c'è la legge. Ci puoi andare dalle 7:30 alle 8 di mattina, devi andare a scuola con il bambino, c'è la legge, devi portare l'ISEE, devi portare l'estratto di nascita, devi portare il coso del matrimonio, perché altrimenti tuo figlio non ha diritto di andare all'asilo, devi fare le vaccinazioni, devi fare... E allora tu dici, e a questi che voglio far fare ancora più leggi, e più veloci, e manco li controllo più, perché non li controlleremo più. Sulla sulla riforma c'è scritto che la Camera dei Deputati, guardate che non c'è da ridere, è triste questa cosa, è triste. Io quando prendo coscienza, ho letto gli atti preparatori, sugli atti preparatori il governo lo dice in maniera spudorata, dice siccome il nuovo assetto economico ha già cambiato la forma di Stato, perché questa dovrebbe essere una Repubblica, articolo 139, l'articolo 139 c'è scritto che la forma repubblicana non si può cambiare, e questi scrivono tranquillamente, visto che l'assetto economico ha già cambiato la forma del nostro Stato, e siccome in realtà noi non possiamo non seguire l'assetto economico che dipende dall'Unione Europea, allora dobbiamo cambiare quella che è la nostra carta costituzionale per adeguarla al nuovo assetto economico. Lo Stato è diventato qualcosa che deve seguire quelle che sono le leggi economiche imposte, come diceva Alessandro, dalla Banca Nazionale, dall'Unione Europea, e lo Stato sociale? Esisteva qualcosa che si chiamava Stato sociale, che significava che i cittadini avevano dei diritti, che dovevano avere delle persone che venissero elette per fare i loro interessi, e che tu eri una persona che doveva rappresentare. Questi stanno dicendo, tu non conti niente, ragazzi, io domani lo posto su Facebook, è terrificante, ci stanno togliendo tutto, hanno tolto il nostro passato, ma voi il 5 mattina, quando vi svegliate, sarete la nuova Repubblica Italiana di Renzi? Perché? Ma perché? Ma perché? Perché dobbiamo rinunciare al nostro passato? Ma secondo voi veramente la Costituzione è un problema? La Costituzione che sancisce che la Repubblica Italiana è una Repubblica fondata sul lavoro e che la sovranità appartiene al popolo, questo non può essere un problema. Se questo diventa un problema, il problema sono loro. E allora a questo noi dobbiamo pensare. Non dobbiamo immaginare noi come un problema. Non siamo noi i diritti. I nostri figli, i nostri sogni, non sono quello il problema. Il problema è chi ce l'ha tolti i sogni. Voi non avete più i sogni. Mio figlio mi dice che è francese, che se ne vuole andare. Mio figlio. Io ho detto come? Ma io mi sto a fanculo così per cambiare l'Italia e te mi vuoi cambiare paese. E lui mi ha detto, ma io ti rispetto, ma l'Italia non si è mai ribellata. Non si è mai ribellata l'Italia. L'Italia non si è mai ribellata. E voi oggi state qui in piazza e ci hanno chiamato il 4 a mettere un sì o un no a che cosa? A cancellare il nostro passato? A cancellare il fatto che qualcuno si era messo lì seduto e aveva detto cazzo c'è stata una dittatura, non dobbiamo più permetterlo, dobbiamo lasciare che questo paese abbia la possibilità di ricostruirsi ed avere delle basi solide. La nostra è una Costituzione rigida, rigida significa che dovevano esserci dei motivi gravi per cambiarla, questo cambia 47 articoli e 4 domande te fa sul quesito e poi te dicono devi leggere il quesito, sto cavolo leggo il quesito. Sto cavolo, là mi dovevi fare 47 domande se dovevo leggere il quesito. Mi dovevi fare 47 domande. Mi dovevi dire, vuoi che in Italia non ci sia più la possibilità di eleggere un presidente della Repubblica come Pertini? Perché? Perché Pertini è stata eletta al sedicesimo scrutinio. E allora voi dovete leggere, quando c'è scritto i metodi per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, c'è scritto che dal settimo scrutinio in poi, coi 3/5 dei votanti, sulla Costituzione c'è scritto i componenti, perché i componenti sono tutti. I votanti quanti so? Quanti so quel giorno i votanti? 10? 20? 50? E io faccio eleggere il Presidente della Repubblica a 50 persone. E poi perché devo andare veloce? Perché non mi posso fermare un attimo e pensare ogni 7 anni chi è il mio Presidente della Repubblica? Forse perché non deve contare niente. Non deve contare niente lui, non deve contare niente la Corte Costituzionale, perché il Presidente della Repubblica nomina 5 membri, il Parlamento ne nomina altri 5 le leggi la magistratura, quindi un Parlamento come se lo immagina Renzi, se legge il Presidente della Repubblica, 10 membri della Corte Costituzionale, se legge il Presidente del CSM, e noi che cazzo contiamo? Noi dove rimaniamo? A chi ci affidiamo se questo decide invece di farci votare fra 5 anni, fra 15?
se la cambiano loro la Costituzione, chi ti garantisce che non faranno una cosa del genere? Chi? Ma perché dovremmo correre questo rischio? Perché? Perché? Per quale motivo? Perché non vi fermate? Fermateli! Fermate quelli che vogliono votare sì! Acchiappateli per la spalla e ditegli perché? Perché devi votare sì? Velocizzare cosa? Velocizzare cosa? Che leggi hanno fatto? La buona scuola? Ci hanno levato il diritto alla scuola? Il Jobs Act? Ci hanno levato l'articolo 18? La sanità? La vogliono fare pubblica? Già hanno messo le mani le assicurazioni? Già si capisce qual è l'andazzo? Perché se te vuoi fare l'ecografia devi pagarla! Io lo voglio vedere qui chi è andato a fare l'ecografia con un problema grave a gratis! Paghi! Paghi tutto adesso! Ti paghi i tuoi diritti! E allora non ve permettete, non abbiate un prezzo, non diteglielo, io non ho prezzo, la democrazia non ha prezzo, io due mandati a casa, 150.000 euro li ho restituiti con onore e contenta di farlo, contenta! Allora, noi non vogliamo alzare i toni, però vogliamo che ognuno di voi abbia dentro l'importanza di questo voto. Voi votate per quella che è il vostro paese o per quello che potrebbe diventare l'ultimo degli ultimi in Europa, il servo delle banche. E credetemi, dopo il 5 la salita sarebbe durissima. E allora non concediamoglielo, non permettiamoglielo, diciamolo forte questo no, che sia un no che risalti in Firenze, la città che ha tanto voluto portare ad esempio a tutti, perché lui, il sindaco di Firenze, quello che era stato eletto, il sindaco, il presidente della provincia e adesso il premier, mai eletto da nessuno. E allora parti da qui, inizi da qui questo grido forte. Sia un grido che arrivi in tutta Italia come abbiamo fatto noi, con i treni, con le nostre voci, che sono sempre un po' più stanche, ma non manca dentro il cuore la voglia di dire questo è il mio paese, io me lo riprendo, non lo cambio, me lo riprendo il mio paese e ce lo riprendiamo insieme. Grazie Firenze, piazza meravigliosa, grazie al Movimento 5 Stelle, che è l'unica speranza in questo paese. Grazie a tutti. E questo è l'inno alla Costituzione, lo può cantare chi ama la nostra nazione. Se vi stupite la reazione strana, perché c'è gente che la tratta da puttana.